Buonasera a tutti, grazie per essere qui al nostro primo incontro dal titolo Il fascino oscuro di un futuribile romanzesco Nothomb, Schmitt, Houellebecq. Di questi tre autori francesi parlerà stasera Francesca Dosi, che ha sostenuto una tesi di dottorato all'Università della Sorbonne Nouvelle Paris-Trois sulle traiettorie balzacchiane nel cinema di Jacques Rivette e si occupa delle dinamiche di scambio tra la letteratura e il cinema. Insegna lingua e letteratura francese al Convitto Nazionale Maria Luigia ed è inoltre pittrice e scrittrice di romanzi. Siamo quindi tutti in ascolto per la sua lezione. Allora, come dicevamo, questo incontro affronta il tema del futuribile quotidiano attraverso tre romanzi francesi di grande successo di pubblico. Quindi si tratta di romanzi che probabilmente conoscerete. Allora, Acide sulfurique di Amélie Nothomb, pubblicato nel 2005 dal Ben Michel e nel 2006 da Volant, che è la casa editrice che pubblica tutta Nothomb in Italia. E, una favola nera, distopica, che reinventa l'immagine del campo di sterminio attraverso il reality televisivo. Poi La part de l'autre di Eric Emmanuel Schmitt, pubblicato da Albin Michel nel 2001 e dalle edizioni EO nel 2006 in Italia, con lo stesso titolo, La parte dell'altro, ed è un testo doppio che scorre su due binari, la biografia romanzata e la biografia ucronica di Adolf Hitler, e quindi prevede uno sviluppo storico alternativo che vede Adolf H. puntato diplomarsi alle belle arti di Vienna. Infine, un romanzo di fantapolitica distopica che è Sottomissione di Michel Houellebecq, pubblicato da Flammarion nel 2015 e da Bompiani l'anno successivo, nel 2016. E in questo romanzo viene evocata l'ipotesi di un futuro che sarebbe ormai passato, perché a Parigi nel post elezioni del 2022, un futuro completamente islamizzato. Ora, vi dicevo che questo incontro affronta il tema del futuribile quotidiano. Cerchiamo di dare una definizione a questo termine futuribile, che nella sua accezione volgare, quotidiana, è usato per lo più come aggettivo, ad esempio, che so, gli scenari futuribili dei romanzi, nei romanzi di Jules Verne. Ecco, quindi futuribile tende a coincidere con l'immagine di futuro evocata in un momento presente o anche passato, quindi l'immaginazione non di ciò che sarà, non del futuro che sarà, ma del concetto stesso di futuro possibile, una possibilità non necessariamente compiuta. Ora, chiaramente, all'interno del patrimonio romanzesco, la categoria di futuribile è legata a doppio filo con l'utopia, la distopia o antiutopia e l'ucronia. Che cos'è la distopia? Il termine lo saprete tutti, però magari sto dando adesso qualche elemento in più per avanzare nel nostro discorso. Il termine, che è stato coniato nel 1868 dal filosofo John Stuart Mill, è composto dal greco antico dis, prefisso che indica un concetto altamente negativo, di difficoltà, di contrarietà, di cattivo, e topos, luogo. Quindi si contrappone al termine utopia, a sua volta composto da u, non, e topos, luogo. Quindi un non luogo, un luogo che non esiste, da intendersi però con l'accezione poi di luogo ideale. Ora, distopia o antiutopia è la rappresentazione di una realtà immaginaria all'interno di un futuro più o meno lontano che è già prevedibile, sulla base di tendenze del presente percepite come dannoso, come altamente negative. Quindi è l'immagine di un futuro entro cui viene presagita un'esperienza di vita assolutamente indesiderabile, talora anche spaventosa. Una società ipotetica caratterizzata da espressioni politiche oppressive, spesso in conseguenza o in concomitanza con condizioni ambientali
o tecnologiche estremamente pericolose portate al loro limite estremo. Quindi si tratta di un invito ovviamente al lettore ad osservarsi all'interno di uno specchio deformante che gli rivela che cosa potrebbe accadere se non agisce per tempo, cioè se continua ad accettare come se fossero naturali dei rischi impliciti all'interno di un sistema che percepisce appunto come scontato. Quindi una sorta di avvertimento verso un disfunzionamento che se portato all'eccesso potrebbe avere delle conseguenze catastrofiche. Quindi letteratura di avvertimento, di messa in guardia, ma anche letteratura rivelatrice di paure, di fantasmi della società che la produce. E all'interno della distopia ho individuato per maggior chiarezza almeno due principali filoni narrativi, quello che chiameremo per facilità dei totalitarismi, cioè una serie di narrazioni fantapolitiche antitotalitarie che si sviluppa, si diffonde soprattutto nella prima metà del Novecento e rappresenta quindi delle società future rispetto al tempo in cui è scritto il romanzo, in cui un'autorità politica, religiosa, anche tecnologica, pretende di controllare ogni aspetto della vita umana. Ovviamente il riferimento che per tutti è scontato è 1984, che è un romanzo del 49 di George Orwell, ma prima ancora abbiamo Il padrone del mondo del 1907 di Robert Hugh Benson, Il tallone di ferro di Jack London e ancora Il mondo nuovo di Huxley. Sono tantissime le narrazioni distopiche di questo tipo della prima metà del Novecento e viene quasi sempre presentata una società molto gerarchica dove la propaganda di regime e i sistemi educativi costringono la popolazione ad una mera accettazione della realtà e al culto dello Stato, del governo, e dove il dissenso o l'individualità sono visti come valori altamente negativi. Si tende cioè ad una spersonalizzazione dell'individuo, questo lo dico perché ci servirà per Amélie Nothomb, anche a prezzo di un sistema di controllo con sorveglianza continua dei cittadini ed anche torture fisiche o psicologiche. Il secondo filone, che chiameremo sempre per facilità post-apocalittico, rappresenta la distruzione della vivere civile, della civiltà o una sua massima degradazione dovuta a catastrofi globali, per lo più causate dall'uomo. Quindi un annientamento che potrebbe essere ecologico o causato da una bomba atomica e così via. Questa narrativa ovviamente si sviluppa in particolare tra il XX e il XXI secolo, è diffusissima oggi e anche in mondi dominati appunto da macro società tecnologiche. Quindi le relazioni umane sono estremamente degradate, dettate solo da un istinto di sopravvivenza, il livello tecnologico è primitivo, si ritrovano a volte resti di quello che esisteva prima della catastrofe. Vediamo l'estinzione di specie animali o vegetali e individui mutati geneticamente. Ecco, in questo è un paesaggio appunto post-apocalittico che a volte però non è una fine di civiltà, ma è il presagio della fine, ovvero la civiltà esiste ancora, ma la sua catastrofe è imminente, la civiltà è sull'orlo del disastro. Questi sono i grandi filoni della distopia. Cosa intendiamo invece per ucronia, il caso appunto di La part de l'autre? Il termine ucronia è stato coniato dal filosofo francese Charles Renouvier nel 1857 con un saggio precursore, Uchronie, l'utopie dans l'histoire, e viene dal greco u chronos, quindi non tempo. Tempo che non esiste perché designa un genere di narrativa fantastica basata su una premessa generale, ovvero che la storia del mondo abbia seguito un corso diverso, alternativo, rispetto a quello che ha effettivamente seguito. E i primi esempi di ucronia in realtà sono precedenti
alla definizione del termine, perché ad esempio in Ab urbe condita Tito Livio contempla la possibilità che Alessandro Magno avesse sviluppato il regno macedone dirigendosi verso ovest e non verso est. Quindi vi potrei fare mille altri esempi, sono tantissimi gli esempi di romanzi o di testi ucronici prima del tempo, cioè prima che questo stesso termine venisse coniato. E vado avanti velocemente, magari su questi testi possiamo poi tornare alla fine, solo per dirvi che, come potrete ben immaginare, la Seconda Guerra Mondiale, che è stato l'evento più traumatico del Novecento, è uno dei soggetti preferiti delle ucronie. Come sarebbe andata se, in particolare, Hitler se avesse fatto altro o se la Germania avesse magari vinto la guerra. Sto pensando alla svastica sul sole del 62 di Philipp Dick. E in Italia stessa coda, quindi l'evento più traumatico, il fascismo, le opere ucroniche tendono soprattutto a rileggere, a rivedere da un punto di vista di storia alternativo questo periodo storico. E se volete poi torniamo appunto anche su queste opere, che sono tantissime, le ho scoperte anch'io, sono molto, molto di più di quello che si potrebbe immaginare. Ed infine il termine fantapolitica, il romanzo di Houellebecq, che viene utilizzato nel linguaggio comune, nel linguaggio mediatico per estensione, nel senso dispregiativo di politica non realistico, non realizzabile, quasi sempre per denunciare una teoria o un'ipotesi politica che si ritiene utopica, che si ritiene appunto irrealistica, oppure data da un'interpretazione dei fatti non particolarmente rigorosa. A livello di narrativa invece si tratta di una narrazione, di una rappresentazione di un sistema politico, ipotetico, ambientato talora in un futuro prossimo, talora in un presente alternativo, talora nel passato. Quindi chiaramente il filone fantapolitico si può incrociare con quello dell'utopia, con quello della distopia, con quello dell'ucronia, ma anche appunto con la fantascienza o la fantastoria. Anche in questo caso si tratta di un genere narrativo che mira ad una critica forte della società all'interno della quale questi testi vengono scritti. Le distopie antitotalitarie possono essere considerate dei testi di fantapolitica. Parlavamo prima della svastica sul sole, in cui appunto gli Stati Uniti sono divisi in due parti, una che ha servito ai giapponesi e una ai nazisti. Ecco, quindi inutile dirvi quanta distopia, quanta ucronia, quanta fantapolitica oggi esiste all'interno non solo del panorama letterario, ma anche del panorama cinematografico, televisivo, pensate alle serie, e nel mondo dei fumetti. Sono veramente generi che oggi vanno per la maggiore e che associamo però quasi sempre al mondo anglo-americano. Allora è per questo che mi è sembrato abbastanza così curioso andare a cercare questa tipologia narrativa all'interno della letteratura francese, che normalmente fa diciamo poco riferimento a queste tipologie. Ebbene, parliamo di questi romanzi. Allora, parlerò di Schmitt e di Houellebecq un po' meno rispetto al lavoro su Amélie Nothomb, perché è un'autrice che ho studiato molto, quindi vorrei concentrarmi maggiormente su di lei. Comunque, allora, La part de l'autre, vi dicevo, che poggia su di un sistema di sliding doors, ovvero cosa sarebbe successo se nel 1918 Hitler, allora 19enne, alle prese con l'esame di ammissione all'Accademia di Belle Arti di Vienna, non fosse stato bocciato come è avvenuto nella realtà, ma fosse stato invece ammesso. Quindi se avesse potuto intraprendere una carriera di pittore. Ora, la dimensione condizionale è alla base di questo romanzo, che che costruisce su questo presupposto appunto due percorsi fittizi
che partono proprio dal minuto, la minute qui a changé le cours du monde, il minuto che ha cambiato totalmente il corso del mondo, ovvero quello in cui uno dei membri della commissione d'esame ha pronunciato questa terribile frase: Adolf Hitler, recalé. E quindi vi dicevo che esistono due trame parallele, perché le due vite di Hitler scorrono parallele. La vita fittizia, però, del vero Hitler, ovvero la vita romanzata di Hitler. Non si tratta di una storia, non si tratta di una biografia, attenzione, storica, si tratta di un romanzo. Quindi una biografia romanzata del vero Hitler dall'8 ottobre 1908 fino alla morte nel 1945, con tutte le conseguenze della sua dittatura. Quindi si intravede la separazione della Germania, si anticipa, no? Si immagina la fondazione di Israele e così via. Ora, in questa parte Hitler ha grandi difficoltà di relazione con le altre persone, soprattutto con le donne e con il sesso, per irrisolti traumi psicologici legati alle violenze che ha visto perpetrare sulla madre durante l'infanzia. Ha un costante senso di inadeguatezza e una frustrazione tanto emotiva e personale quanto artistica, che lo porterà ad una vera e propria emarginazione sociale e professionale, che lo indurrà a vagabondare per le strade di Vienna, a trovare rifugio negli ospizi per poveri, a lavorare in stazione, fino allo scoppio della guerra e a trovare una vera strada, che è quella che tutti noi conosciamo. E quindi una difficoltà di base, e questo ci interessa, ci interesserà per il nostro discorso, aiuta Hitler a diventare il mostro della storia che conosciamo. La seconda trama parallela vede Adolf H. Puntato, perché in questa trama sarà sempre chiamato così, non verrà mai espresso il suo cognome, ammesso, vi dicevo, all'Accademia di Belle Arti. E con tanta difficoltà, ma con tanto impegno, riuscirà a farsi strada nel mondo dell'arte, grazie anche, questa è una cosa molto, molto interessante, all'aiuto di un terapeuta innovativo, un tale Sigmund Freud, presso cui andrà appunto a fare terapia. Questo lo porterà a superare tutti i vari problemi, appunto, tutti i vari problemi di ordine psicologico, emozionale che aveva vissuto fino ad allora, problemi sessuali, problemi nei rapporti con le donne, ed anche ad assumere un atteggiamento completamente diverso allo scoppio della guerra. Hitler diventerà un grande pacifista e successivamente vivrà a Berlino, e a Berlino farà parte del movimento surrealista. Poi non vi sto a raccontare tutta la storia, che è abbastanza complessa, ma quello che è interessante è appunto la presenza di questo emergente dottor Freud, protagonista di una pièce di Schmidt, Le Visiteur, che arriva a guarire il mostro che è all'interno, questa parte oscura che è all'interno di Adolf H. Puntato. E a conclusione del libro, altra parte molto interessante, una ventina di pagine, che l'autore chiama Diario sulla parte dell'altro, autunno 2000, estate 2001, in cui spiega le riflessioni che ha fatto per arrivare a questa storia, a questa fantastoria di un mondo senza Hitler. Cosa sarebbe successo? È questo che ci interessa. Allora, si intravede una Germania parallela, vittima comunque di un regime di destra estrema, molto più blando di quello del vero Hitler. Non ci sarà, ovviamente non scoppierà la Seconda Guerra Mondiale, non avverrà alcun genocidio e... quindi si manterrà una Germania forte, se vogliamo, neanche particolarmente antisemita, anzi una Germania in cui forse l'antisemitismo verrà combattuto più che altrove. La stessa America
non intervenendo nel conflitto, sarebbe rimasta molto provinciale. Quindi non sarebbe intervenuta in Europa, i grandi cervelli non si sarebbero rifugiati oltreoceano e, cito lo stesso Schmitt, non sarebbe stata la salvatrice del mondo occidentale né il suo gendarme. Quindi un mondo in cui il ruolo dell'America sarebbe stato completamente diverso. Ora, chiaramente questo ci induce a mille riflessioni con cui speriamo appunto di poter dialogare con voi al termine di questo incontro. Il punto più importante è chiaramente il potere della scelta individuale rispetto alle circostanze e il potere delle circostanze sulle scelte individuali, il potere di entrambe, ovvero scelte e circostanze, all'interno della storia, l'ingerenza dell'individuo all'interno della storia e il potere di ciascuno di noi nel modificare gli eventi. Cito sempre Schmitt: un uomo è il prodotto di scelte e circostanze, nessuno ha il potere sulle circostanze, ma tutti hanno il potere delle proprie scelte. J'admets la part de l'autre dans la constitution de mon destin. Quindi, la nostra intera esistenza è esposta sempre costantemente alla dimensione ucronica, alla dimensione del sé, alla dimensione condizionale. E molto spesso la nostra immaginazione ci permette di farci una sorta di costruire un'ipotesi retroproiettiva di quello che sarebbe stato un nostro futuro possibile, se quella volta avessi scelto, se fossi andato o non fossi andata. Ora, è come se la narrativa ucronica risiedesse proprio nella messa in atto, attraverso la scrittura, di questa nostra visione retrospettiva, retroproiettiva e retrospettiva dei futuri possibili. Sappiamo che a condizioni simili i risultati delle azioni possono essere estremamente diversi, perché delle piccole infinitesimali variazioni di tali condizioni possono produrre grandi variazioni nel comportamento a lungo termine di un individuo o di un intero sistema. Queste piccole variazioni delle condizioni iniziali sono il frutto di scelte? Sono determinate dal caso? Questo è proprio il grande quesito che ci si pone. Veniamo a sottomissione, che vi dicevo è ambientato in un futuro prossimo, allora all'epoca in cui è stato scritto, che oggi sarebbe già passato, perché i fatti si svolgono alla vigilia, durante, quindi nel corso e in seguito alle elezioni presidenziali francesi del 2022, quindi dell'anno scorso. E queste elezioni vedono la vittoria di un nuovo partito politico, si chiama Fratellanza Musulmana, un partito islamico moderato, apparentemente fedele al sistema repubblicano francese. In testa a questo partito abbiamo un leader molto carismatico, Mohamed Ben Abbès, che ovviamente ambisce a vincere le elezioni, ma anche a qualcosa di più. Vuole diventare una figura di riferimento all'interno degli equilibri europei e all'interno di tutto il mondo arabo, addirittura pensando alla creazione di quella che nel libro è definita come Eurabia, ovvero una sorta di fusione tra Europa e mondo arabo, e lui stesso porta avanti dei trattati per l'ingresso della Turchia e del Marocco all'interno dell'Unione Europea, e in futuro si prepara a fare lo stesso con l'Algeria, la Tunisia e l'Egitto. Ora, chiaramente, quello che ha fatto maggiormente discutere di questo testo, lo potete già immaginare, è proprio la posizione di Houellebecq, dell'autore, sullo stato di cose in Francia e in Europa oggi, rispetto a quello che definiamo come appunto Islam moderato. Il testo è sicuramente un testo di fantapolitica, ma le premesse ed il contesto in cui è ambientato sono assolutamente attuali. Emmanuel Carrère ha definito questo romanzo profetico non perché predice il futuro, ma perché enuncia una verità sul presente.
Questo termine profetico lo teniamo, lo sottolineiamo per quello che tra pochissimo vi dirò. Il romanzo è un romanzo che ha creato scompiglio e ha fatto discutere addirittura prima della sua pubblicazione. Innanzitutto è il primo caso di pirateria di un libro francese prima ancora della sua uscita. Il 15 dicembre 2014 è annunciata la pubblicazione del romanzo. Per il 2015, il 7 gennaio del 2015 e il 29 dicembre un blog specializzato, Aldus, rivela che è su internet una pirateria del libro, quindi una condivisione in download sulle reti torrent del testo di Houellebecq. Quindi un testo che è stato piratato e diffuso prima ancora della sua pubblicazione. Ma l'episodio più forte, più tragico rispetto a questo romanzo è successivo, perché la data di uscita del romanzo coincide con quella dell'attacco a Charlie Hebdo e tra i due eventi esiste anche una correlazione, perché martedì 6 gennaio 2015 Houellebecq è stato intervistato per France 2, le Journal du Soir. E il giorno successivo, appunto il 7 gennaio, la vedete questa, la prima pagina di Charlie Hebdo è dedicata proprio all'autore, presenta Houellebecq, lo vediamo come mago, come profeta, quindi disilluso, che ha perso tutti i denti a causa dell'eccesso di fumo, dell'eccesso di sigarette, e profetizza che dovrà mettersi al Ramadan. E all'interno, uno delle ultime vignette pubblicate da Sharp era intitolata Ancora nessun attacco in Francia e mostrava un terrorista armato che dichiarava: aspetta, abbiamo tempo fino alla fine di gennaio per presentare i nostri desideri. Lo stesso giorno il giornale è stato vittima dell'attentato. E ovviamente il Michel Houellebecq è stato messo sotto protezione della polizia e si è detto profondamente colpito, ovviamente per l'avvenuto, anche per la morte di un amico, Bernard Maris, e dicendo: gli attentati di Parigi sono una grande vittoria per i jihadisti. Non è finita. 7 anni dopo l'uscita del libro, quindi in tempi non sospetti, l'autore è accusato di plagio perché all'inizio 2022 El Hadji Diagola, uno scrittore franco-senegalese, ha accusato Houellebecq di aver copiato, proprio copiato pari passo, uno dei suoi manoscritti, La Chute de Barbelès, che aveva deposto presso Gallimard nel 2013. E poi presso Flammarion l'anno successivo, la stessa casa editrice presso cui ha pubblicato Houellebecq. Il caso non ha avuto seguito e l'accusa è stata poi tolta. Infine, alla fine del 2022, la Grande Moschea di Parigi ha presentato una denuncia contro Houellebecq per incitamento all'odio contro i musulmani, dopo un'intervista rilasciata appunto da Houellebecq assieme al filosofo Michel Onfray. L'imam ha poi ritirato la denuncia quando Houellebecq si è detto disposto a sostituire determinati passaggi di questa intervista con altri. Ora, come potete vedere, il romanzo ha fatto parlare di sé ben al di là del suo contenuto e ha fatto parlare di sé soprattutto in relazione all'autore e alle accuse che sempre vengono fatte all'autore, che sono accuse di razzismo, di islamofobia, di misoginia e di pornografia, provocazione pornografica. Tutto questo, tra l'altro, è raccontato dallo stesso Houellebecq nel nuovo libro che esce in contemporanea adesso in Francia e in Italia per Flammarion e per La Nave di Teseo, che si chiama Quelques mois dans ma vie, qualche mese nella mia vita, della mia vita in italiano. Ora, quindi, questo magari potrebbe eventualmente interessarvi. Ora, Houellebecq è sicuramente uno dei personaggi più controversi del panorama letterario francese contemporaneo. I suoi detrattori colgono dei suoi romanzi solo questo narcisismo
assoluto, decadente, di un reazionario appunto misogino e razzista. Ma di che cosa parla questo romanzo? Vediamo appunto se potremmo discutere. François, il protagonista, racconta in prima persona la propria vicenda durante, vi dicevo, il periodo che precede e poi segue queste elezioni presidenziali. Quindi si tratta di un romanzo, una prima lettura, può essere una lettura biografica. Chi è François? François è un professore universitario sui quarantenni, piuttosto piacente, che ha una vita apparentemente abbastanza ordinaria, ma così pervasa da una solitudine esistenziale molto forte, da cui ogni tanto tenta di fuggire con avventure di ordine sessuale. E non è un radicale a livello politico, lo potremmo immaginare come un moderato, molto lontano anche dalle posizioni del Fronte Nazionale, che appunto con il partito di islamista moderato si contende un po' queste elezioni. E si tratta di un ricercatore che lavora in particolare su Wiseman e quindi sul decadentismo francese. Sono talmente tanti i passaggi su Wiseman che questo libro potrebbe addirittura essere considerato per certi versi un saggio su quest'autore, perché proprio è veramente molto ben argomentato e molto analitico per quel che riguarda il decadentismo francese. Quello che però poi ci sposta dal racconto biografico e dalla discussione attorno al decadentismo è questa una sorta di dipendenza che questo personaggio sviluppa nei confronti di tutto quello che riguarda le elezioni. Quindi non può non guardare i talk show, non può non leggere quotidiani, questo sfugge anche a lui perché non è abituato a questa cosa. E all'interno di una Francia in cui impazza la violenza, con atti più o meno quotidiani, vandalici ed altro. Cosa succede? Nel momento in cui appunto Ben Abbès vince le elezioni, assistiamo ad una rivoluzione silenziosa, molto lenta inizialmente, che passa attraverso all'inizio la tipologia d'abbigliamento. Ovvero spariscono le gonne, le donne indossano tutti i pantaloni, si moltiplicano i veli, quindi è soprattutto la donna a subire le prime rappresaglie di questa rivoluzione. Dopodiché le donne escono in massa, sono costrette ad uscire in massa dal mercato del lavoro. Chiaramente questo permette un calo del numero dei disoccupati, quindi la Francia vive un periodo di nuovo splendore, cala drasticamente la delinquenza, aumentano i sussidi alla famiglia, che diventa la cellula base della società, vengono drasticamente diminuiti gli stanziamenti al Ministero della Pubblica Istruzione. Perché? Perché il sistema scolastico viene in un qualche modo privatizzato e il finanziamento dell'istruzione secondaria passa ai privati, a centri di istruzione anche cattolica ed ebraica, ma in particolare le petromonarchie islamiche che finanziano gli istituti d'eccellenza appunto coranici. Ora, il titolo Soumission, da che cosa viene? Viene dal bivio esistenziale in cui a un certo punto il personaggio François si ritrova, deve scegliere se convertirsi all'Islam e mantenere il proprio posto all'interno dell'università oppure non farlo e quindi perdere il lavoro. Sceglierà di convertirsi anche senza troppi problemi, sceglierà anche appunto adeguarsi a usi e costumi di una società in cui chiaramente il ruolo della donna cambia drasticamente. François è un personaggio sicuramente non accattivante, ha un ruolo molto passivo rispetto agli eventi e assomiglia terribilmente a quasi tutti i personaggi di Michel Houellebecq. Chi sono questi personaggi?
quasi sempre maschi, soli, di mezza età, depressi, insoddisfatti della propria vita e abitanti molto passivi di una contemporaneità che aborriscono. E fuggono da se stessi e da questa loro insoddisfazione attraverso degli strumenti che sono quelli che trovano disponibili in quello che per loro è il catalogo dei piaceri occidentali, ovvero il sesso, gli antidepressivi e il fumo. Fumer des cigarettes, c'est devenu la seule part de véritable liberté dans mon existence. La seule action à laquelle j'adhère pleinement, de tout mon être, mon seul projet. Ora, questo è il protagonista di Extension du domaine de la lutte. Bene, Houellebecq, pieno di ironia o di sarcasmo, forse più di sarcasmo, estremamente dissacrante, dipinge dunque un ritratto impietoso di uomini in piena crisi che prendono coscienza della loro solitudine esistenziale e che danno vita, essi stessi, ad una sorta di letteratura pornografica all'interno dei romanzi di Houellebecq. Chi è dunque Houellebecq? Corrisponde esattamente ai suoi personaggi? Questo personaggio, anche egli, perché lo vediamo solo dall'aspetto effettivamente abbastanza sconvolgente, si identifica nei suoi personaggi, può essere identificato con i suoi personaggi. È difficile giudicare Houellebecq, è sicuramente uno dei testimoni più lucidi e più spietati del nostro tempo. Sicuramente la sua penna affonda nei grandi dibattiti del nostro tempo, nelle grandi questioni del nostro tempo. E dicevo radici perché vedrete a cosa arriverò. In ognuno dei suoi romanzi vi è una componente decadente fortissima. L'atmosfera è decadente e si incarna nei volti opachi, spenti, rassegnati, passivi dei suoi protagonisti che incarnano, no, questo ineluttabile declino di una civiltà che è stanca, che è nichilista. Voilà comment une civilisation meurt, sans tracas, sans danger, ni sans drame, et avec très peu de carnage. Une civilisation meurt juste par lassitude, par dégoût d'elle-même. Ora, cosa resta di questa caduta, di questo disgusto? Cosa resta dello scavo nelle perversioni dei personaggi? Resta l'espressione di una modernità nichilista, ma c'è una speranza in Houellebecq, ovvero c'è davvero una volontà reazionaria? Houellebecq condanna la liberazione sessuale del 68, condanna il liberismo economico, condanna la secolarizzazione, il progresso tecnologico, ma nello stesso tempo trova delle valide alternative nel passato? Ecco, questa è la grande domanda, perché in realtà pare non esserci via di uscita, non c'è un'ipotesi reazionaria in Houellebecq, perché l'unica parte presente nello scrittore è la pars destruens, è la distruzione, è la condanna, e questa è un po' la forza, ma anche la stessa condanna dello scrittore, della sua opera. Houellebecq è un cronista perfetto della decadenza, perché non riesce a contrapporre nulla alla decadenza, non contrappone nessuna valida alternativa a questo disfacimento etico, sociale, culturale, inesorabilmente in atto. Secondo me, ma poi magari ne parleremo, Houellebecq è anche l'ultimo dei grandi romantici, ma poi ovviamente per uno scrittore pornografico questo può essere, ma ve lo lascio come punto di interrogativo. Secondo me esiste una possibilità di un'isola, ma ne parleremo. Passiamo al testo che ho analizzato maggiormente, che è Acide sulfurique di Amélie Nothomb,
Altra scrittrice assolutamente controversa e altra narrazione assolutamente controversa. Si tratta di una narrazione distopica, di un futuribile quotidiano, quasi identico al nostro presente, con un'eccezione. Una troupe televisiva fa retate nelle strade di Parigi per reclutare dei concorrenti scelti a caso tra la popolazione, senza alcuna logica, che dovrebbero partecipare ad un reality show televisivo da un titolo assolutamente chiaro, Concentramento. La trasmissione ricrea i modi e i mezzi dei campi di sterminio nazisti. E noi seguiamo il percorso di Panonique, una donna, una giovane donna dalla bellezza angelica e straordinaria, che viene rapita e viene immessa all'interno del campo con il numero di registrazione CKZ114, perché, come nei campi di sterminio nazisti, i concorrenti vengono ridotti a numeri, perdono il loro nome proprio e vengono quindi disumanizzati. Seguiamo, dicevo, la storia di Panonique e di una capo di nome Zdena, che si innamora di lei, questa capo brutale, volgare, che fa parte di un'altra categoria di personaggi, ovvero si tratta di non più concorrenti, ma questa volta quasi attori di questo show televisivo che chiedono di partecipare. Quindi sono carnefici e vittime al tempo stesso, perché sono fanno quello che gli organizzatori della trasmissione dicono loro di fare, quindi compiono anche atti efferati di violenza e non possono poi uscire da questo meccanismo che dovrebbe portare loro celebrità, fama, eccetera. E il tutto sotto lo sguardo vigile delle telecamere e di un pubblico senza volto che aspetta con ansia il momento più atteso della trasmissione, perché ogni settimana avviene l'eliminazione di uno dei concorrenti con il inizialmente semplicemente scelta dagli organizzatori, ma successivamente, ed è questo che rende ancora più avvincente, tra virgolette, questo tragico gioco, avviene con il televoto degli spettatori da casa. Quindi gli spettatori diventano non solo gli ingranaggi, ma anche gli autori di questo gioco spietato, che è guidato esclusivamente dal piacere voyeuristico all'interno di un format televisivo. Siamo in piena distopia, nel ritratto per eccesso di una disfunzione della nostra società, quella legata alla costante spettacolarizzazione di se stessi e alla costante darsi in pasto agli sguardi tramite gli schermi. Ecco, questo lo vediamo però convertito in qualche cosa di assoluto, di disarmante, in cui la banalità del male viene portata all'ennesima potenza. Vi ricordo La banalità del male, il titolo di uno dei La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, è il titolo di uno dei più noti saggi di Hannah Arendt, pubblicato nel 63, in cui la filosofa designa l'origine comune, banale del male, quindi non luciferina, perché compiuta da individui ordinari che sono completamente calati all'interno di una realtà che subiscono e di conseguenza contribuiscono a perpetrare senza alcuna empatia, senza alcun senso critico e senza alcuna immaginazione. Chiaro che questo romanzo, un romanzo di questo tipo, porta questo concetto, ripeto, al suo senso assoluto. Ed è chiaro che un romanzo come questo provoca discussione. Amélie Nothomb, come Houellebecq, è una scrittrice di culto in Francia e fuori dalla Francia, pensate che è tradotta in una quarantina di lingue, a partire già dal suo esordio nel 1992 con il romanzo Jean de l'Assassin, che in Italia però è arrivato nel 97. È un romanzo che l'ha subito imposta, che le ha fatto ottenere un successo clamoroso, ma che ha anche imposto il personaggio di Amélie Nothomb, l'eccentricità di Amélie Nothomb, su cui la casa editrice ha chiaramente lavorato. Sono in
innumerevoli gli adattamenti cinematografici e teatrali ispirati ai romanzi della Nothomb, sono innumerevoli i premi vinti, addirittura nel 2005 la statua di cera della scrittrice è entrata al Museo Grévin di Parigi, quindi potete immaginare il successo di Amélie Nothomb. Ora, la grande questione che ha sempre accompagnato la scrittrice è questa: è possibile che una scrittrice che è adorata dal grande pubblico, che ogni anno assieme al Beaujolais Nouveau aspetta l'uscita dell'ultimo libro di Amélie Nothomb, perché lei ne scrive uno all'anno, quindi, anzi lei ne scrive di più, ne scrive almeno due o tre all'anno, poi ne pubblica uno, ecco, è possibile associare talento, qualità della scrittura ad una produzione così rapida, ad una presenza mediatica costante, ad un'eccentricità esibita? Ancora una volta io direi di sì, ma su questo potremmo discutere. Si accusa Amélie Nothomb di essere, dicevo, troppo prolifica, di essere all'origine di una produzione molto ripetitiva, molto meccanica, di scrivere fondamentalmente sempre gli stessi libri e di lavorare su artifici ripetuti, ad esempio quello dei nomi, i nomi insoliti, nomi fiabeschi, nomi estremamente colti. Il sicario di Journal di Rondelle si fa chiamare Urbain, in due sensi: da un lato per fondersi nella città e compiere meglio i propri crimini, dall'altro in riferimento al Papa che aveva comandato la prima crociata. Ma quando decide di smettere cambia nome e si fa chiamare Innocent, quindi altro Papa, ma nello stesso tempo senso etico dell'innocenza ritrovata. Quindi i nomi sono fondamentali in Amélie Nothomb, tutti i nomi sono particolari. Questo è uno degli artifici che vengono in un certo senso meno apprezzati dal pubblico, proprio perché si pensa ad Amélie Nothomb come ad un prodotto molto molto ben costruito, anzi molto ben autocostruito, perché la presenza della Nothomb è molto forte. Quello che noi possiamo dire è che, al pari dei grandi romanzieri del passato come Balzac, che abbiamo citato prima, Amélie Nothomb ha saputo creare un universo Nothomb. Un universo che poggia su dei motivi ricorrenti, su delle immagini ricorrenti, su dei nuclei narrativi ricorrenti. Tra questi sicuramente la ripresa di un romanticismo molto macabro e la ricorrenza dell'elemento del perturbante. Ancora una volta una definizione: che cosa si intende per perturbante? Viene dal tedesco das unheimlich, ovvero il non familiare, il contrario di heimlich, scusate la pronuncia, che vuol dire familiare, perché è stato utilizzato da Sigmund Freud e prima di lui Ernst Jenst aveva utilizzato lo stesso concetto, non il termine ma lo stesso concetto in riferimento a Olimpia di Hoffman. Comunque questo termine era stato utilizzato per indicare la paura, lo sgomento, il senso così spaesante appunto che si ha quando si assiste alla brusca riconversione del quotidiano in strano, estraneo, quindi quando qualcosa viene percepito al contempo come appunto familiare ma estraneo, particolare, angosciante. Ora, quanto di maggiormente perturbante di questi campi di concentramento che sono una trasmissione televisiva, sono un reality show. Il quotidiano di questo romanzo è mostruoso, è perturbante, è straneante, perché lega il divertimento di massa e lo spettacolo televisivo ad un'immagine che di per sé è sempre stata considerata la più difficile da evocare, la più difficile da raccontare, ha crudeltà di per sé appunto indicibili. Ora, tutti i motivi narrativi e iconografici dello sterminio sono ripresi. Si parte dai rastrellamenti, dalle retate, per arrivare alla deportazione sui treni, al tatuaggio del numero al posto del nome, quindi alla reificazione.
si passa poi all'abito di lavoro e che contribuisce alla spersonalizzazione. Ovviamente questi prigionieri sono internati all'interno del campo in baracche insalubri, sono sottoposti ad ogni tipo di vessazione. Svolgono un lavoro molto duro, vengono umiliati, non hanno cibo ed acqua a sufficienza e gli inadatti al lavoro, i deboli o quelli che dimagriscono troppo, vengono messi a morte. Quindi vengono tutte riprese una per una tutte le tappe di quella che è l'immagine orrorifica, ma ahimè reale, del campo di sterminio. E lo vediamo. Vediamo questa perturbante analogia dall'inizio, perché l'incipit, proprio l'incipit del romanzo, ci pone immediatamente in medias res e introduce da subito il lettore nella storia. Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus. Il leur en fallut le spectacle. Quindi non basta più la sofferenza, bisogna darla in pasto agli spettatori, bisogna darla in spettacolo. Questo che ovviamente è fa parte delle costanti, vi dicevo, dell'universo Nouton, collegabile in questo caso alla locuzione latina panem et circenses che ho utilizzato nella slide. Oggi la usiamo in riferimento, lo sappiamo, a delle strategie politiche demagogiche che sono tese a sopire varie critiche o ribellioni attraverso il divertimento. Indicava Roma, grosso modo, nell'antica Roma, grosso modo la stessa cosa, cioè le modalità con cui chi governava si assicurava il consenso popolare attraverso distribuzioni di grano integrate ad elargizioni economiche e all'organizzazione di questi grandiosi spettacoli pubblici, dalle lotte dei gladiatori ai combattimenti con animali e così via. Ora, in questo caso, la locuzione latina è collegabile alle dinamiche dello sguardo, uno sguardo mediatizzato, ovvero la particolarità di questo testo è quella, è quello di associare la rappresentazione dei campi di sterminio, vi dicevo, alla società dello spettacolo come era stata analizzata già nel 67 da Guy Debord e nella sua deriva attuale che è quella del reality show. Il pubblico continua a chiedere che questa trasmissione venga ridiffusa. L'audience è record. Ora, Vincent Kaufmann, in Dernière Nouvelle du Spectacle, ce que les médias font à la littérature, nel 2017, adatta il concetto di società dello spettacolo, che era già stato appunto introdotto da Guy Debord, alla contemporaneità. E non si concentra più sull'aspetto capitalistico, che era quello che interessava maggiormente a Debord, ma sul voyeurismo perverso dello pornografico, potremmo dire, di una società che è completamente sedotta dallo sguardo, sguardo portato sugli altri, ma anche su di sé, sul bisogno di guardare e di essere visti e sulla proliferazione degli schermi. Un semiologo di Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, nel 2001 e poi nel 2002 ha pubblicato il saggio L'Empire du Loft e analizzato il fenomeno del reality in Francia. Che cosa sono i reality? Lo sappiamo tutti, sono delle rappresentazioni della vita quotidiana, televisive, oggi ormai un po' passate. Perché passate? Perché oggi abbiamo già il cellulare, oggi la rappresentazione del quotidiano l'abbiamo su TikTok, su Instagram, l'abbiamo con altro. Comunque, dicevo, questi spettacoli televisivi venivano e vengono tuttora mostrate delle persone, talora celebri, talora anonima, in situazioni autentiche. E questo sconvolge chiaramente i limiti tra spazio pubblico e spazio privato, tra vita collettiva e vita personale, tra spettacolo e vita. E perché L'Empire du Loft? Perché il reality nasce a metà degli anni 90 negli Stati Uniti con Loft Story, il nostro grande fratello, che ha permesso poi a spettacoli di questo genere di diffondersi un po' per tutto nel mondo.
Sappiamo bene che il Grande Fratello è ispirato al personaggio del romanzo 1984 di George Orwell, che attraverso le telecamere sorveglia costantemente lo stato totalitario di Oceania e reprime quindi il libero arbitrio dei suoi cittadini, con lo slogan "Questo è il Grande Fratello, vi guarda". Vi ricordo inoltre che il televisore è protagonista di due classici della distopia, in cui permette di vedere, di essere visto. Una è 1984, appunto, di Orwell, in cui è proprio lo strumento per eccellenza di propaganda e di controllo, e l'altra è Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, dove Mildred, la moglie del protagonista, passa tutta la sua giornata in una stanza dove le pareti sono fatte di schermi, manca una parete sola che sarà da completare, eccetera eccetera. Ora, questa presenza di schermi e di televisori fa irruzione nel nostro quotidiano, vi dicevo, a partire dagli anni 90. E quali sono gli spettacoli che in Francia vengono chiamati di télévérité, télépoubelle, téléspazzatura, télévision de l'intimité, télévérité? Sono appunto Le Loft, ma anche Koh Lanta, una sorta di isola dei famosi, dove però i personaggi che vivono in quest'isola deserta sono così anonimi cittadini, Star Academy e Popstar, sorta di amici, come appunto le nostre trasmissioni. E tutti questi spettacoli, come dicevo, esaltano voyeurismo da un lato, esibizionismo dall'altro, manifestano questa perdita della nozione di intimità e di privacy e chiaramente il disagio dei cittadini, quindi rivelano tutte le mancanze della civiltà occidentale, quella che tanto viene condannata nei romanzi di Houellebecq, perché rivelano il narcisismo, l'individualismo, il voyeurismo, la solitudine, l'incomunicabilità di una società come la nostra. E in questo caso però, e vado avanti, i poveri prigionieri non hanno scelto di essere protagonisti di questo spettacolo, sono stati catturati come i giovani protagonisti di Salò di Pierpaolo Pasolini, sono stati costretti a incarnare il ruolo di vittime e sono impotenti di fronte alla diffusione delle immagini del loro martirio. Ce qui craquait avait affreusement peur d'être télégénique. À la douleur de la crise s'ajoutait la honte d'être une attraction. Sì, hanno paura non solo di essere vessati, picchiati, ma hanno anche paura di diventare una pubblica attrazione come animali da fiera. E cito per questo un testo molto interessante che è L'écran et le zoo di Olivier Razac. Spectacle et domestication des expositions coloniales à Love Story, pubblicato nel 2002 da De Noël, in cui viene stabilito un legame, appunto da questo semiologo, tra questo tipo di trasmissione e gli zoo umani che si erano diffusi tra la fine del XIX secolo e i primi anni 30, in cui degli individui, appunto, considerati esotici, venivano esposti in Europa all'interno di vere e proprie gabbie, ad esempio in Francia nel Jardin d'acclimatation di Parigi. E non so, una famiglia di lapponi era stata messa in un circo negli Stati Uniti. Quindi, come lo zoo, il reality, e in questo caso il tragico reality di Concentration, è una prigionia molto ambigua che presenta degli individui comuni immersi in circostanze molto difficili. Nel caso della telerealità, il massimo della difficoltà può essere quello di un'isola dei famosi, dei vari giochi, eccetera. Peraltro in Koh Lanta un concorrente aveva perso la vita durante uno dei giochi e il medico dello show si era suicidato. Questo aveva provocato una vetta nell'audience e negli ascolti.
comunque chiudiamo la parentesi, e vi dicevo che questo viene esasperato in concentration, perché sappiamo che sono necessari sempre più confini sempre più stretti, spazi sempre più chiusi, gabbie sempre più forti e dolore sempre più accentuato, per provocare sempre più lacrime negli spettatori, per sedurre sempre maggiormente lo spettatore. E questo è quello che fa concentration. Le cineprese sono onnipresenti nel romanzo, vengono ad acquisire una sorta di vita propria, si nutrono della sofferenza dei personaggi e trasmettono questa stessa sofferenza a spettatori che a loro volta se ne nutrono. La cinepresa acquista vita, viene personificata. La caméra avait de quoi filmer. Elle promenait ses yeux multiples sur le baraquement où les prisonniers étaient parqués, des latrines meublées de paillasses superposées. Quindi gli occhi molteplici di queste telecamere passeggiano ovunque, vanno ovunque, no? Per cercare di cogliere ogni possibile lacrima, ogni momento, ogni istante di sofferenza. E poi questi occhi vengono a posarsi su Panonique, che incarna la purezza, la bellezza, l'innocenza che viene sacrificata e che viene esposta al martirio. L'occhio sintetico, l'œil synthétique della cinepresa, lascia presagire ed incarna milioni di yeux de chair, di occhi di carne, cioè di occhi veri, quelli del pubblico, degli spettatori. Lo sguardo provoca dunque un doppio movimento che vi dicevo, è quello di attrazione e di ripulsione, perché i due convivono. Il pubblico non riesce a staccarsi da questa trasmissione, anche chi la critica, anche chi la denuncia, non riesce a fare a meno di vederla. Abbiamo questa fascinazione dell'orrore, del morboso, che corrisponde all'istinto voyeuristico della violazione dell'intimità. Questo dilemma etico viene costruito progressivamente attorno ad un duello tra i due personaggi principali, che sono quello tra Panonique e tra la Capo Sdena. Il romanzo, adesso cerco di andare un po' più velocemente, il romanzo è diviso in 5 parti, in 5 capitoli, così come una tragedia classica francese, in 5 atti, e nella prima e nella seconda parte, come vi dicevo, vediamo la bellezza e l'innocenza di Panonique, che vengono esposte ad un martirio e rappresentando la bellezza dell'umanità che viene torturata. La cinepresa personificata, dicevamo, elegge subito Héroïque come eroina, e perché sa che è nell'interesse della trasmissione mostrare appunto questo, per catturare il pubblico. Capisce la telegenia di questo martirio. E inoltre gli organizzatori dello spettacolo capiscono l'attrazione che Panonique esercita su Sdena e gli permettono a questa capo di occuparsi da sola della detenuta, proprio perché il contrasto che viene a crearsi fra loro, una rozza, ignorante, brutta, e l'altra angelica, colta, crea molta audience. Addirittura espongono maggiormente Panonique ai colpi di Sdena, intanto che lo spettacolo cresce costantemente in particolarità. Ma c'è una resistenza da parte di Panonique, ed è la resistenza alla parola. Panonique non parla, non lo fa fino a quando è costretta a farlo per salvare un altro dei detenuti. La stampa intitola Elle a parlé e abbiamo una nuova vetta di ascolti. Ora, il linguaggio è parte integrante dei romanzi di Amélie Nothomb, che si considera una vera e propria dialoghista. Spesso do ai miei alunni, qua c'è uno di loro che però non legge questi romanzi, ma do ai miei alunni i romanzi di Amélie Nothomb da leggere, perché sono romanzi semplici
È molto facile la scrittura della Nothomb. Non abbiamo frasi particolarmente complesse, a differenza di quello che avviene in Houellebecq, e abbiamo invece tutta una serie di paratassi e tantissimi dialoghi. Sono proprio romanzi che si prestano ad una drammatizzazione, ad una messa in scena, ma proprio perché la parola è parte integrante del duello. E del duello per la conquista e la consapevolezza della propria identità, che passa anche attraverso la parola. Vi dicevo che Panonic è il doppio invertito di Sdena, a tutti i livelli, quindi aspetto fisico, educazione, personalità e così via. Però bene e male, bellezza e orrore si accompagnano in Amélie Nothomb, non sono mai così ben definiti. E lo vediamo in tanti suoi romanzi, dove alla fine abbiamo dei capovolgimenti di situazioni. E come nel primo, Eugène de l'Assassin c'era già tutta la Nothomb, quindi c'era già questo contrasto tra la bellezza e la purezza del protagonista e quel mostro che diventa successivamente. Questo duello tra i due personaggi, questa loro sorta di opposizione, passa, dicevo, attraverso il dialogo, che è la forma privilegiata all'interno di questa chiusura teatrale, questo wicklow teatrale che è quello del campo di concentramento. Assieme al duello abbiamo la ricerca della parola e del nome, che rappresenta, come rappresentava nei veri campi di sterminio, la questione identitaria, l'identità perduta. La parola e la riacquisizione del nome è la riacquisizione della propria identità e quindi diventa uno strumento di salvezza. Ma la parola può essere anche un atto d'accusa, e vedremo quando e come. Sempre in... posso andare? Avevamo detto che avrei messo a un quarto alle sette, ancora qualche minuto, cerco, vado molto veloce. Due. Ok, allora, il nome secondo Amélie Nothomb è la chiave della persona, è quello che permette di aprire la serratura. Ora, Panonic rivelerà il proprio vero nome a Sdena solamente quando Sdena, con un atto di coraggio, verrà a contrapporsi a questa follia. Ma non vi racconto come finisce il romanzo, non ve lo voglio svelare. In questo modo si concluderà anche, con la vittoria di Panonic, il duello tra i due. Il modello di Amélie Nothomb è sempre un modello di duello. La guerra, il confronto sono ovunque, c'è quasi sempre un omicidio nei testi della Nothomb, ma ci sono anche guerre verbali, guerre emozionali, ci sono contrapposizioni di personaggi che si danno battaglia per il dominio dell'altro, con vari tipi di strumenti e con vari tipi di linguaggio, il linguaggio del corpo e la parola. Ora, vi dicevo che quello che ci interessa a questo punto nel romanzo sono due elementi, la parola e lo sguardo. Quello che rende attraente il personaggio di Panonic è il suo mistero, la forza di una prigioniera che si rifiuta di parlare. Quello che permette la partecipazione del pubblico è la proliferazione degli sguardi delle cineprese. Ora, chi sono i carnefici? I carnefici sono gli occhi. Quando vi dicevo lo spettacolo è all'apice della propria popolarità, quando sono gli spettatori a dover scegliere con il televoto di condannare a morte uno dei personaggi, l'intera società è riunita di fronte ad un televisore per assistere in diretta all'omicidio di Panonic. Quindi Concentration raggiunge l'audience assoluta, il 100% della popolazione. E con grande ironia, Amélie Nothomb racconta che la trasmissione è guardata da tutti,
anche dai ciechi, dai sordi, dagli anacoreti, dai religiosi, dai poeti di strada, dai bambini, dai giovani sposi, dagli animali di compagnia e anche dai canali concorrenti che interrompono i loro programmi per dare la possibilità a tutti di assistere in diretta all'omicidio di Panonic. Ora, c'è da parte di Panonic il tentativo di stabilire una gerarchia del male, perché i politici sono l'emanazione del pubblico, gli organizzatori sono squali che cercano di ottenere, che lavorano sulle leggi di mercato, e il mercato da chi è costruito? Dai telespettatori, che sono quelli che formano il mercato, che a sua volta crea poi la politica, emanazione del pubblico. Esiste, e torniamo alla questione che ci eravamo posti con la part de l'autre, esiste una colpevolezza collettiva, esiste una visione iperbolica, totalizzante di un male quotidiano, di un male banale, di una sete, di una fame, di emozioni forti, di sangue che viene appagata senza sporcarsi le mani. E soprattutto, qual è la posizione del romanzo e della narratrice e dell'autrice rispetto a questo? Perché? Perché il sadismo dello spettatore, che nasce appunto da questi sguardi, è anche corrisponde al sadismo del lettore, perché il lettore segue esattamente questo percorso di sguardi. E Amélie Nothomb esaspera la postura voyeuristica di colui che legge. Come lo spettatore, il lettore è voyeur. È affascinato anche egli dalla sofferenza, ne è solo disgustato. È come se il reality contaminasse il romanzo. I lettori focalizzano i primi piani di Panonic e di Sdena, seguono esattamente questa narrazione, fatta, ripeto, di frasi semplici, di paratassi, di ritmo a scatti e di momenti forti e di primi piani, così come la trasmissione. Un'altra domanda con cui io concludo questo mio tentativo di darvi non qualcosa di esaustivo, per l'amor di Dio, sulla distopia, sull'ucronia nel romanzo francese, perché sono argomenti che io non ho mai studiato personalmente, ma su tre autori molto particolari che ci pongono di fronte a dilemmi etici, a dilemmi storici e a sguardi sul peccato, sulla colpa, sulla colpevolezza, che possono dare adito a tante discussioni. Allora, ringraziamo la professoressa Dosi per questo intervento davvero molto ricco di molto ricco di spunti. Sicuramente ci sono tante riflessioni che possono sorgere da questa lezione. Io personalmente ho letto il romanzo Sottomissione di Houellebecq e sicuramente l'ho trovato controverso, ma soprattutto mi ha fatto riflettere la narrazione di questa Francia in cui uno dei fondamenti della Repubblica Francese, che è la sua laicità, la laicità dello Stato francese fondato sulla separazione tra la sfera pubblica e la sfera religiosa, viene completamente spazzato via in questo contesto distopico e di fantapolitica raccontato da Houellebecq. Una laicità dello Stato che viene messa in crisi proprio dall'arrivo di queste persone già dal tempo della decolonizzazione, quindi dagli anni 60, 70, questi nuovi cittadini francesi che prima sposano i valori della Repubblica Francese e poi le generazioni successive si ritrovano invece di più all'interno dei propri valori culturali e soprattutto islamici. E quindi si assiste a questa trasformazione, soprattutto nell'ambito dell'istruzione, che è quello a cui la Repubblica Francese è sempre tenuto di più. Il Ministero dell'Istruzione viene conteso tra la Fratellanza Musulmana e il Partito Socialista, che acconsente a fare un accordo con la Fratellanza Musulmana, ma appunto l'istruzione diventa il punto cardine da contendersi, e i musulmani dicono no, assolutamente, è proprio grazie all'istruzione, alla scuola, che possiamo formare nuovi francesi musulmani, nuovi francesi che aderiranno all'Islam.
Questo perché? Perché all'interno di uno Stato laico in cui si è dato più peso all'ateismo, alla modernità, alla secolarizzazione, i valori sono caduti, i veri valori della Francia che avevano solo due secoli fondati dall'illuminismo, dalla rivoluzione francese, non esistono più, non trovano più un reale attaccamento da parte del gran parte della popolazione. Quindi c'è una riflessione anche su come è adesso la Francia e il mondo, una classe francese tipo, com'è, cioè un professore che parla di valori della francesi con magari ragazzi che appunto appartengono alla quarta generazione, vengono dalle banlieue e sono musulmani e comunque non possono parlare, magari parlano francese ma hanno altri valori, quindi è una riflessione anche questa che mi ha molto stimolato. Se vuoi rispondere anche a questa? Sì, cioè il contesto attuale, cioè si potrebbe davvero, potrebbe davvero accadere questo tipo di distopia? Allora, sì, come tutte le distopie potrebbero veramente accadere, ma come tutte le distopie sono dei percorsi assolutamente ipotetici. Quello che c'è effettivamente, in questo sicuramente Carrère ha ben detto, c'è una visione molto lucida del presente, una visione da parte di Houellebecq che chiaramente non ha alcuno schermo di politically correct e quindi si autorizza a dire tutto. Ebbene, dire tutto significa anche affrontare una Francia che non parla più la langue de Molière, una Francia che cambia, che evolve, che è fatta di multiculturalità e che è fatta anche di tante forme diverse di religione e di spiritualità. Ora, il fondamento della scuola francese è sicuramente la carta della laicità, che noi non abbiamo. È una carta della laicità fondamentale in cui viene non solo impedita ogni ostentazione di culto all'interno delle classi oppure nell'abbigliamento degli studenti, ma proprio viene impedito il riferimento al culto, allorché questo riferimento nel caso in cui questo tipo di riferimento possa diventare uno strumento di convinzione ideologica. Quindi c'è molta paura di questo in Francia, c'è molta attenzione alla laicità. Chiaramente questo può essere percepito non tanto dal punto di vista religioso o spirituale, ma può essere percepito da parte di determinate categorie, in particolare di ragazzi, sto pensando alla scuola, come un'imposizione dall'alto di uno Stato a cui magari sentono di appartenere poco, ma poco perché parlano magari lingue diverse, vivono all'interno di contesti con un diverso tipo di moralità, di abitudini e soprattutto molti di loro vivono in situazioni di disagio e di povertà, di miseria tali e di violenza tali, creati forse da uno Stato che non ha saputo realmente dar loro un'opportunità, che anche un'asserzione di appartenenza religiosa diventa una sorta di scudo e di arma di battaglia. Quindi sì, il problema c'è, il problema è molto forte e la visione assolutamente, la visione distopica di Houellebecq è una visione che fa paura, perché diciamo fa dell'Islam moderato un Islam non moderato, cioè lo trasforma a poco, perché lo statuto che la donna viene ad assumere non è quello di un Islam moderato. E quindi sì, è una visione molto angosciante che possa realmente succedere. Beh, questo è difficile a dirsi, appunto. È chiaro che il fronte nazionale all'estrema destra, una reazione veterocomunista e una, ed, 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 una, ed un
rafforzarsi, rinforzarsi di determinate asserzioni di appartenenza, sono tutto questo è sintomatico di un disagio, di un malessere, di una situazione difficile, di crisi, di povertà. Poi sicuramente dei francesi in sala potranno parlare di questo meglio di quanto lo stia facendo io.